Il Sole 24 Ore, in un suo articolo, ha pubblicato la notizia di almeno 80.000 nuovi ingressi nella pubblica amministrazione, senza considerare i concorsi nella scuola. Con l'accordo firmato a novembre 2017 da Poste Italiane per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, si prevedono nel prossimo triennio ben 6.000 nuovi posti di lavoro. È operativo dal 1 gennaio 2018 il reddito di inclusione, chiamato REI, per il contrasto della povertà assoluta. Tirocini aperti al Parlamento europeo per giovani e laureati. Possibilità di stage negli Stati Uniti e alla Banca Mondiale. Accenture offre 2.400 posti in Italia nel 2018. Nuove imprese a tasso zero è il programma di incentivi per giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori.